Buonasera a tutti e benvenuti, seconda puntata di Clubhouse Live. In compagnia nostra e di ovviamente mia e di Alessandro c'è Marco Riccioni. Ciao Marco. Buonasera a tutti. Ciao Marco. Allora, la prima domanda è d'obbligo per tutti, nel tuo caso ancora di più, visto ahimè che sei in fase di recupero, come stai? Bene, 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 sto recuperando. Siamo al secondo mese, sì, domani sarà il secondo mese post-operazione. Chiaramente è ancora all'inizio, quindi è ancora un po'. Siamo ancora indietro, per modo di dire, però procede bene, dai, siamo abbastanza speranzosi che i tempi di recupero saranno abbastanza rispettati, quindi sono abbastanza contento. Senti, come Bene, allora procede? vai, Ti Ale. interrompo. No, no, la domanda è come procede la vita in Inghilterra. Questa è la domanda, al di là del recupero, perché comunque è un ambientamento particolare, secondo me. È Sì, questione. guarda, ti dico la verità, mi sono ambientato molto bene. All'inizio è stato un po' difficile, non faccio quello che è stato tutto bellissimo, assolutamente. All'inizio è stato difficile perché chiaramente l'inglese io già lo parlavo un po' in squadra, in Benetton, con i ragazzi, con Kiran, però parlarlo tutti i giorni, tutto il giorno, è una roba totalmente diversa. Poi, soprattutto, tutti gli accenti che hanno diversi qui è sicuramente un'altra roba. Però, sì, ecco, sono riuscito ad ambientarmi molto bene, grazie comunque sia ai ragazzi. E sicuramente questa cosa dell'infortunio mi ha, sotto certi punti di vista, mi ha buttato un po' giù, però ho avuto dietro i ragazzi sia della nazionale comunque sia qui che mi stanno vicino, comunque sia mi coinvolgono in tante cose, quindi devo dire che dai, è un brutto tempo, ma alla fine non si sta male. Allora Marco, noi l'avevamo preventivato prima della diretta, io ti avevo avvisato, Massimo è già arrivato, dicci nu fregate in diretta, quindi... Non possiamo partire così, facciamo fregate. Allora, ricordando che siamo in diretta su YouTube, Facebook e sul nostro canale Twitch, invitiamo ovviamente tutti i nostri ascoltatori a fare domande, intanto... Luca ci dice ti aspettiamo presto e Grazie. abbiamo ovviamente selezionato in questi giorni, Marco, alcune domande per te, quindi preparati tipo delle quiz con la cuffia, Vai. vai Ale. Allora Allora parto da quelle più sul gioco. Max, sempre Max Pellegrini, è sempre lui, ce l'ha chiesto, così lo facciamo subito. è una piaga, sì. No, me ne sono accorto dopo, eh. Io te lo dico, me ne sono accorto dopo che era stato lui. Il sale sugli arrosticini prima o dopo la cottura? Questo per tutti i nostri utenti. Dopo, chiaramente. Oh, questa è Per un me chiaro. dopo. Io mi astengo perché non lo so e voglio Per evitare me qualsiasi dopo, tipo di... poi per noi teramani che l'abbiamo inventati, dopo, poi per i pescaresi che fanno finta, no, no, scherzo, sono andato a pescare, come ci siamo prima. Sì. Nel No, in realtà ci sono frattempo, arrivate. vedi, gli attrezzamenti sono per tutti. E finalmente mi sono tagliati i capelli, vedi, quindi anche questo. Ognuno il suo. Ti dicevo, ci sono arrivate tante domande in realtà, al di là delle questioni più interne all'Abruzzo, che insomma, secondo me sono andati completi nel corso della live. Però ecco, mi chiedono che, visto che parlavamo prima dell'ambientamento in Inghilterra, qual è stata la tua prima impressione quando sei arrivato al campo dei Saracens? Quando hai poggiato la borsa e hai detto: Oh, benvenuto in Inghilterra. È stata una giornata strana perché sono arrivato il primo giorno e non c'era nessuno praticamente. Cioè, nel senso, loro fanno sul prestagione, ci sono le 2 o 3 settimane prima dell'inizio del vero prestagione, ci sono 3 settimane dove sono praticamente, puoi decidere se farla o non farla praticamente, queste 3 settimane pre-prestagione. Quindi io all'inizio sono arrivato, non c'erano tutti. Ho conosciuto i ragazzi dell'Academy e qualche giocatore senior, tra cui c'era, se non mi ricordo male, c'era anche Billy all'inizio, sì. E quindi
è stato strano perché qui prendi il posto in spogliatoio, non capisci dove sei, devi un po' ricrearti un po' il tuo ambiente, no? Un po' non dico la zona di comfort, però devi un attimo introdurti e capire come funziona. E poi c'è stato un ragazzo che mi ha aiutato di più, che è un giocatore storico dei Saracens, che è Richard Barrington, Bazza per noi, che mi ha introdotto sin da subito. Diciamo che in generale lui in particolare, ma tutto il club, dagli allenatori al ragazzo dell'Academy, mi hanno dato una mano ad ambientarmi bene. Sì, per il primo giorno ho detto non è stato niente di particolare, perché sì, non c'erano molte persone, ecco. Invece il primo impatto con quelli che sono gli Avengers del rugby britannico, cioè penso a Mako Kunipola, Maro Itoje, Owen Farrell, tutti questi giocatori che insomma tu hai affrontato tante volte anche con la nazionale, com'è stato vederli da compagni di squadra? Allora, ti dico la verità, anche lì non sapevo cosa aspettarmi, perché chiaramente ti aspetti delle figure, anche quando ci giochi contro, comunque sia ci vai in campo, sono giocatori come gli altri, chiaramente ti rendi conto che stai giocando contro dei giocatori più forti al mondo, e giocarci insieme poi fa sicuramente un effetto strano. Però una volta che li conosci, sono dei ragazzi come tutti gli altri, non sono né supereroi né super, super cattivi come a volte magari dipingono Farrell o robe così. Sono dei ragazzi assolutamente assolutamente come tutti gli altri, e quindi poi chiaramente conoscendoli poi ti rimane anche semplice, o non è che onestamente quando vado in campo non sto a pensare oddio mi sto allenando o sto giocando con. Chiaramente quando ci giochi o ti ci alleni insieme cerchi di prendere il più possibile, e poi quando ci vai in campo già per giocare, insomma, dai, ognuno fa il suo fondamentalmente. Però ecco, tra l'altro, se io poi ho scoperto dopo, perché era via con i Lions, che vicino al mio spot io ero vicino a Maro, e quindi fondamentalmente adesso vivo in Inghilterra, però ogni giorno ci parliamo, ma vi dico, non sono né supereroi né super cattivi, ripeto, sono ragazzi normalissimi. E invece quando hai ricevuto la notizia del passaggio ai Saracens, era una cosa che magari ti aspettavi, una cosa che ti ha invece piacevolmente sorpreso? Cioè, qual è stata la tua reazione? Abbiamo fatto, diciamo, io venivo da Treviso, che all'inizio dell'anno mi sentivo bene, come la mia storia vuole, appena faccio qualcosa che sta andando bene. mi sono fatto male la prima partita, mi sono strappato, e mentre stavo nel recupero era uscita questa possibilità di andare. Chiaramente io non ci ho pensato più di tanto, onestamente. Ci siamo messi in contatto con loro e ci siamo messi d'accordo su tutto. E chiaramente poi quando sono venuto qui ho scoperto tutta la cultura che era, mi sono reso conto, cioè all'inizio magari dici ok, ti prendono, ma non sei sicuro di cosa vai a fare. Poi invece abbiamo parlato un attimo un po' più chiaramente su quello che sarebbe stato il mio ruolo, perché comunque sia venivo, sì, da una squadra di un altro campionato, e soprattutto nel mio ruolo c'era un campione del mondo, che è Vincent Koch. Quindi mi hanno detto chiaramente: vieni per fare per il secondo a Vincent, e poi se ve la giocate voi due. Quindi è stato tutto molto chiaro dall'inizio, e non lo so, mi ha ridato un po' di anche un po' di stimoli per fare meglio per il resto della stagione, sicuramente. Ale, prima di tornare alle domande che abbiamo raccolto in questi giorni, ce n'è una che ci arriva da Massimiliano. Parlando di piloni, qual è il sinistro piuttosto in chiusa che hai affrontato e se li hai seguiti, cosa pensi di Asa e Nikolaj? Allora, sicuramente i due più forti con cui abbia giocato contro sono sicuramente Tawarira,
sicuramente, visto che al mondiale mi ha rotto le costole. Ma è il mio compagno di squadra, Mako. Penso che loro due siano i due. Tawarira nel senso di forza, di pura forza, perché è una era, perché adesso non so se giochi, forse giochi in America da quando l'avevo seguito, non so se giochi ancora, Lo però dico era sempre. veramente una forza della natura. E invece Mako invece sia come. Sia nel termini di forza, ma soprattutto in termini di tecnica, è penso uno dei piloni più completi che ci siano a livello internazionale, se non il più competente in quel ruolo, onestamente. Andiamo avanti perché stanno arrivando tantissime domande. Ottavio ti chiede com'è allenarsi in mischia con Koch e ti augura un buon recupero. Grazie, grazie. Allenarsi in mischia con Koch, ma sicuramente, sai, quando facciamo mischie, di solito quando ero ancora abile. Molte volte eravamo uno contro l'altro, nel senso che io da una parte e lui dall'altra, e facciamo mischia contro mischia, perché di solito quando facciamo mischia si fa la squadra che inizia contro l'altra prima linea in panchina, o viceversa, o magari si aggiunge qualcuno. Sicuramente quando poi facciamo magari delle riunioni video, ci riguardiamo le mischie. Ci confrontiamo lì e magari diciamo, ma magari se proviamo a fare quest'altra cosa, visto che magari sabato abbiamo questo pilone che magari è un po' più corto, un po' più alto, un po' più si gira un po' di più, quindi più che allenarmi in mischia con lui è tutto quello che c'è dopo o prima, no? Che è interessante perché magari io gli do dei punti di vista e lui me ne dà altri e ci lavoriamo sopra. Quella è la parte interessante del lavoro. Un'ultima cosa perché qui c'è stato un botta e risposta tra i nostri commenti. Luciano chiede cosa pensano gli inglesi del rugby italiano? La risposta gliel'ha data Simone dicendo più o meno quello che gli italiani pensano della cucina inglese. Questa cosa, secondo te, Marco, risponde a verità? No, penso, sai, non è il primo che mi fa questa domanda, sai, che dici, ma tu sei italiano e giochi all'estero, cosa pensano di noi? Come se fossimo degli alieni, no? No, penso loro, guarda, ti dicono, ne parlavamo, penso, oddio, non ti voglio dire una stupidaggine, ma un mesetto fa eravamo a pranzo con i ragazzi, che c'era Billy, c'era pure Farrell, se non sbaglio, stavamo un po' parlando delle selezioni che doveva arrivare, e parlando anche dell'Italia, loro appunto non ne hanno mai parlato con. Non so, non per dire disprezzo, non come senza rispetto. Hanno sempre parlato d'Italia in maniera molto rispettosa e no. Mi hanno sempre parlato invece di giocatori che loro veramente stimavano e pensavano fossero veramente validi. E l'unica roba che loro magari non capiscono erano il fatto che una domanda che mi hanno fatto è stata, per esempio, perché non si riesce a essere consistenti nelle prestazioni, nei risultati, e ci sono varie insomma, ci sono varie cause, tra cui abbiamo cambiato 3 CT nel giro di 3 anni, e sicuramente per un percorso a lungo termine non è una cosa che ti aiuta. E loro comunque si metti che per esempio guardiamo l'Inghilterra, ormai Eddie Jones è lì da 6 anni, se non sbaglio, Sì, quindi da 2015. è un percorso molto più lungo. Noi dobbiamo ancora trovare la nostra stabilità, dobbiamo ancora, e spero che con Kieran, insomma, finalmente la troveremo, e da lì crescere una cosa che duri nel tempo. Questo è quello che comunque sia di cui abbiamo parlato del rugby italiano, ma sicuramente, assolutamente, né ci vedono come si dice, né ci Estranei. guardano con disrispetto o robe del genere, assolutamente no. Allora, Assolutamente. dobbiamo prenderci un altro secondo perché c'è una diretta nella diretta. Io non so che cosa sta Ok. succedendo questa sera, ma Mario scrive: ridire qualsiasi vicolo funzionante e non pagamento immediato. Gli risponde Pellegrini: c'è un sider 90 dell'84 senza radiatore. Che sta succedendo? Vabbè,
Levate i social a Pellegrini. A Pellegrini. Torniamo seri, torniamo a noi. Vai Alessandro con... Avevo una domanda mia collegato a questo, perché oggi proprio su Rugby Pass è uscito un documentario alle 7 di sera, quindi anzi alle 7 di sera inglesi, quindi mezz'ora fa in Italia. Sì, un documentario che si chiama Facing Goliath, in cui loro hanno seguito la vostra preparazione alla partita con gli All Blacks. E quindi proprio a testimonianza del fatto che c'è un interesse in Inghilterra verso la storia del rugby italiano, di come vanno le cose, leggevo la descrizione, dice il nostro documentario con una squadra che ha tanti giocatori giovani, un nuovo capitano, un nuovo allenatore, quindi vedo che un po' di interesse c'è. Quello che mi chiedo io è, allora, tu hai visto tutta la preparazione della partita con gli All Blacks, poi insomma in campo ci sei sceso per l'appunto, e com'è stato? Cioè, com'è preparare una partita del genere? Avete fatto una gran prestazione poi quella volta? Allora, ti dico, era stato un mix di emozioni e un mix di anche sono state anche delle motivazioni diverse, comunque sia, diciamo che a Kieran non gli è capitata proprio la prima partita più facile che poteva essere. No, però a parte gli scherzi, penso che c'è stato in generale un cambiamento totale di quello che era la nazionale, anche con appunto con Marzio che diventa il nuovo presidente e dà il via a un nuovo ciclo. Penso che sia normale che inizi, insomma, che si abbia un po' una nuova linfa, no? E quindi quando abbiamo preparato la partita, sicuramente quello che poi vedrete nel documentario, come l'abbiamo vissuto, è stata semplicemente avere la consapevolezza di andare ad affrontare una squadra. Io la reputo la miglior squadra del mondo ancora, nonostante abbia perso qualche partita, e andare a affrontare la squadra più forte del mondo e andarla a affrontare senza paura o senza, non so come spiegarti, senza fondamentalmente nulla da perdere. Forse è stato proprio questo che ci ha reso proprio pericolosi e così aggressivi per fondamentalmente penso 60 minuti, perché poi chiaramente loro hanno preso un po' più in largo. Però la preparazione in generale, poi chi avrà piacere guarderà il documentario. Penso sia stata una delle migliori preparazioni della partita che abbiamo fatto, onestamente. Sì, i ragazzi inglesi ci hanno seguito, sono anche finiti sotto inchiesta da parte della squadra perché avevano pubblicato un meme sulla nazionale italiana, e chiaramente non gliel'abbiamo fatta passare liscia, gliel'abbiamo fatta fare, ma dovrebbe esserci sul documentario, spero, vedremo. Comunque, tu dicevi, no? Gli All Blacks sono una squadra che ha avuto un periodo un po' di forma minore. Io ricordo che gli All Blacks sono una squadra che quando fanno il 92-93% di vittorie in un anno mettono in discussione l'allenatore perché c'è qualcosa che non va. Sì, è una cosa un po' particolare, no? Sì. E, tornando prima ad Eddie Jones, vi do questa cosetta detta rapidamente. Lo sai, Valerio, chi sta contattando l'Inghilterra per il dopo Eddie Jones? Due persone, Warren Gatland e Rassi Erasmus. Uno dei due potrebbe essere uno dei prossimi allenatori. Io credo che se prendono Erasmus fanno quel salto di qualità verso l'emisfero sud che li rende a livello forse del Sudafrica e della Nuova Zelanda. Nel frattempo c'è chi aspetta una birra, Marco. Ah, è vero. Stefano gli ha detto la birra, ha ragione. Sì. No, comunque per gli allenatori sì, nel senso penso che comunque se l'Inghilterra ha già dimostrato di poter battere il Sudafrica, forse non il miglior Sudafrica visto, anche perché anche parlando con Vincent loro hanno avuto una finestra internazionale lunghissima, hanno avuto prima i Lions, io Vincent lo conta che ci scrivevamo già, quindi ci conoscevamo a vicenda e ci eravamo conosciuti al mondiale, e io Vincent la prima volta che l'ho visto è stato quando, sì, dopo l'Inghilterra, tipo 2 o 3 settimane dopo l'Inghilterra, perché lui non ha avuto una neanche mezza pausa da quello che era gli impegni internazionali, quindi sì, penso che prendere uno dei due sia un passo ancora più in alto per l'Inghilterra, soprattutto con i giocatori che stanno tirando fuori,
in generale. Vale, vado con una domanda del pubblico. Vai, vai. Allora, Marco, parlando del documentario, ci ha parlato della preparazione, no? Allora, secondo me c'entra un po' la domanda che ci ha fatto Alberto, che è una domanda simpatica, secondo me, ma che nasconde un sottofondo serio. Nel senso, quanto è importante il fattore cazzeggio all'interno del vostro gruppo? Cioè, fare unione, scherzare, distrarvi anche nei momenti, chiaramente non d'allenamento. Io penso sia fondamentale. Fondamentale perché non... quello che molte volte non viene capito è che noi siamo giocatori di rugby, sì, siamo giocatori a livello internazionale, sì, ma fuori dal campo siamo persone normalissime, come vi dicevo prima. Quindi penso che la parte umana in una squadra sia fondamentale. Il fatto di costruire dei rapporti umani penso sia fondamentale. Penso che sia quello che poi ti fa fare la prestazione. Cazzeggio poi, sì, nel senso dipende, cioè, a tutto c'è un limite, ma penso che tutto quello che venga fuori dal campo di sociale o di, sì, anche di cazzeggio, di tutte queste robe sia una, solo un qualcosa che ti che aiuti la prestazione. Quindi creare dei rapporti più forti tra i giocatori non fa altro che migliorare poi, secondo me, la prestazione e la rendita in campo, sia in allenamento che in partita. Anche perché, insomma, è un po' alla base, per quanto siate comunque dei professionisti, il rugby è uno sport di sacrificio, e doversi sacrificare per una persona che ti sta simpatica è molto meglio che sacrificarti per uno che magari sopporti poco. Sì, ma sicuramente, guarda, poi... io ne stavo parlando una volta con Matteo Minozzi, per esempio, quando siamo arrivati quassù, che in generale i club inglesi cercano sempre un po' di creare questa cosa all'interno della squadra, ed effettivamente avevamo ragionato sul fatto che magari, non so, magari in una squadra ci può stare quello che non ti sta simpatico, quello che magari ti sta proprio sui coglioni, capito? E invece ragionando in termini tipo di qui, di mentalità, magari c'è quello, per esempio, una differenza che ho notato è che qui c'è, magari c'è quello con cui parli di meno, ma perché semplicemente non ti ci trovi, perché non ci parli, però cercano sempre di metterti in un ambiente in cui... tutti sono al pari, non che in Italia non succede, non voglio far passare questo messaggio, però qui esasperano questa cosa di mettere tutti su un piano in cui diciamo non c'è un rispetto reciproco profondo, e questa cosa cercano di esasperarla perché poi in campo si vede. Quindi sì, sono d'accordo che sicuramente se vai in campo e fai un qualcosa per qualcuno che rispetti, sicuramente è meglio di farlo per qualcuno che magari non... no. Tua. Ci chiede Fabio quanto tempo dedichi allo studio della mischia avversaria e dei piloni che affronterai. Questa è una domanda trabocchetto, perché la persona che ha scritto questa cosa è la persona che mi segue sul livello delle mischie, quindi questa è una domanda trabocchetto. Succede di tutto in questa live. Fabio, non sapevo che mi scriveva. No, Fabio Andreassi, che saluto. Sì, lui è il mio scrum coach, se così si può dire, la persona che mi segue sulle mischie, quindi tantissimo. La risposta la diamo noi, spieghiamoci a finire perché Marco ha interrotto per questo lo studio e lo riprenderà subito dopo aver parlato con noi. No, assolutamente. No, Fabio lo sa, nel senso... studiare la mischia avversaria, soprattutto il diretto avversario, è soprattutto a livello internazionale, è importantissimo, perché non puoi andare a giocare una partita senza sapere cosa ti aspetti e cosa potresti aspettarti, perché magari un pilone che chiaramente ti guarda non fa la stessa partita che ha fatto la settimana prima o quella prima ancora, quindi devi entrare nell'ottica di vedere cosa fa prima lui, cosa fanno loro tre insieme e cosa fanno tutti quanti insieme. È uno studio lungo, e per questo Fabio, visto che io a volte non ci arrivo, Fabio mi dà la mano. E,
Quindi ci mettiamo lì e cerchiamo di studiare bene effettivamente in cosa il pilone avversario è forte, in cosa loro tutti e tre insieme sono forti o cosa provano a fare e dove effettivamente potrei metterlo in difficoltà. Quindi è fondamentale a questo livello studiare. Anche perché, correggimi se sbaglio, anche durante il corso della partita, magari cambiando il giocatore magari è più alto o più basso, ha un peso Esatto, differente, e lì cambia dal modo in cui tu ti leghi a tutto il resto, insomma. Modus sì, ma cambia anche dal salire, sì. Cambia tutto, sì, nel senso, ma a volte cambia in meglio, a volte cambia in peggio, dipende da chi gioca e chi non gioca. Ti faccio un esempio: abbiamo giocato una partita contro Leinster qui. Quella che poi abbiamo perso all'ultimo minuto, non voglio dire per colpa dell'arbitro, ma per colpa dell'arbitro. Per esempio, c'era davanti questo giocatore che era, adesso non mi ricordo il nome, ma era un pilone sinistro sudafricano che conoscevo abbastanza. Quindi tutta la partita eravamo lì che ci stavamo capendo e gli avevo trovato le misure. E dopo, se non sbaglio, nel secondo tempo invece è entrato Genge e ho dovuto completamente cambiare il mio assetto perché lui invece è molto più corto e molto più forte, quindi ho dovuto completamente cambiare l'assetto di come approcciarmi a lui. Quindi, appunto, studiare prima di una partita penso sia una cosa fondamentale per un pilone a questo livello, ma anche per le altre prime linee. Questo è. Non so Ale se volevamo, ci sono altre domande su questo tema, perché se no c'è Luciano che fa una domanda più generica. Dimmi tu come vogliamo. Allora, sì, secondo me possiamo passare dalla domanda di Luciano e poi trasferirci a quella del pubblico perché c'è un canale giusto. Perfetto. Allora, come si vive il rugby a Londra, dove ci sono tante squadre di calcio, in Premiership e non solo? Ma allora, il rugby a Londra, diciamo che a Londra ci sono dei club storici, perché ci siamo noi dei Saracens, ci sono gli Harlequins, ci sono gli Wasps, London Irish, siamo in quattro, se non sbaglio, sì, siamo noi quattro. E io vi garantisco che ogni stadio, ogni sabato o domenica che sia, è sempre pieno, magari. Tommy Allan o Matteo potranno dirvi esattamente la stessa cosa. Si vive, ma vi dico, l'atmosfera che c'è allo stadio, per esempio, quando giochiamo noi, è un'atmosfera simile a una partita di livello internazionale, cioè nel senso a livello internazionale. Chiaramente qui dico internazionale perché qui è a livello nazionale, perché il Premiership è Chiaro. prettamente inglese. E, quindi l'atmosfera, ma sai, in generale lo spettacolo della Premiership penso sia un po' diverso dagli altri campionati perché a livello di impatti e di velocità di gioco è tutto molto un po' più sollecitato, cioè non so come dirti, Più intenso. più intenso, esatto. Quindi penso che anche lo spettacolo e la gente che viene, le persone che vengono a vedere, sicuramente il fatto di avere delle star squadre come può essere Maro, Farrell, Billy e tutto questo aiuta, ma lo spettacolo in sé per sé della Premiership, soprattutto poi quando si scontrano squadre, per esempio noi. Settimana prossima abbiamo gli Harlequins da noi, quindi ci aspettiamo una partita. Ma per dirti anche, per farti un esempio, noi il 26 marzo abbiamo una partita contro Bristol e per quanto ha risonanza questa partita la giocheremo allo stadio del Tottenham, quindi sarà una bolgia praticamente. E stanno facendo tanto campagna su questo, quindi il rugby a Londra non ti dico che si vive come il calcio perché sarebbe un paragone un po' troppo sarebbe, sono due robe un po' diverse, però lo sentono molto.
Vai Ale. Visto che c'era il collegamento, c'era una domanda di Luca che ci chiedeva, proprio continuando questo discorso, quali sono le differenze che tu hai notato tra il Pro 14, che adesso è diventato URC, e la Premiership, non solo come atmosfera, ma anche come allenamento, credo. Immagino che la domanda fosse più generale. Sì, allora come allenamento non, cioè, non saprei dirti perché io sono passato dalla Benetton ai Saracens, quindi chiaramente sono due squadre che si allenano in maniera totalmente diversa, ma sono due squadre totalmente diverse, ma anche a livello in termini di staff, di strutture è tutto molto diverso, quindi a livello di questo non saprei darti delle differenze. A livello di gioco posso dirti che sì, come ho detto prima, rispetto alla URC, la Premiership è molto più veloce sotto i punti, sotto gli impatti, sotto il punto di vista del ritmo di gioco e degli impatti. Ecco, magari le fasi statiche non dico che contano di meno in Inghilterra perché non è così, però ecco, diciamo magari forse in URC è un po' più. È un po' il fatto della mischia delle fasi statiche sono molto più sentite, o non so come spiegarmi, insomma, sono un po' più il fulcro del gioco. Poi sicuramente gioca fuori qui, il gioco è molto più veloce e così. Pensi questa cosa possa dipendere anche dall'arbitraggio? Adesso faccio due esempi opposti. Prendo la URC, ma prendo il campionato francese, dove a volte in top 14 le mischie crollano, stanno Ripeto. tutti uno sopra l'altro, la palla sta sui piedi del numero 8 e si gioca. Probabilmente quella stessa azione negli URC sarebbe stata sanzionata con un calcio di punizione. Può dipendere anche da questo, magari Sì, una. assolutamente, dico anche qui molte volte se c'è anche un chiaro crollo da parte dell'avversario, a meno che non è veramente visibile, al massimo danno un vantaggio, è difficile che magari fischino un fallo. O fermi, cercano, tendono sempre a far giocare, più a far giocare che a fischiare falli, a meno che il fallo non è chiaramente magari che una mischia va sopra l'altra o Evidente, o viceversa. magari. Sì, cioè, tendono sempre più a far giocare, quindi a far andare fuori il pallone, a far avere un gioco un po' più fluido, sicuramente. Poi dipende, non sono dentro gli organi arbitrali, quindi non saprei dirvi, però se questa è una grande differenza, sì, sicuramente l'arbitro fa una differenza in campo sotto questo punto di vista. Ma infatti, se posso dire un attimo la mia su questa cosa, la Premiership è un campionato bello da vedere in televisione, perché c'è una cosa che io personalmente odio, ma è un parere personale, che sono i continui reset delle mischie, che è una cosa terribile, e in Premiership non succede praticamente mai. Cioè si gioca, io credo che a livello, non ho visto i dati sul gioco effettivo, ma sono molto più alti i livelli di gioco effettivo rispetto agli Sì, altri il gioco campionati. effettivo è un po' più alto, effettivamente. E più che non resettarle, qui gli arbitri, quando vedono che la partita sta andando molto, cioè nel senso non, in mischia non è molto chiaro quello che succede, non si fanno troppi problemi a dire: ragazzi, ascoltate, così non va. Il prossimo che va per terra prende giallo. Quindi qua sono molto più duri sotto questo punto di vista. Magari. Per quello che ho vissuto io, magari in USC sono magari un po' più, ok, no, tu fai così, resettiamo la mischia, si riparte. Cerchiamo sempre un po' più di andare incontro ai giocatori. Invece qui sono molto più fiscali, non gli interessa. Anche se magari l'arbitro effettivamente è successo, magari non, è nel torto, magari non capisce una situazione, prende una decisione e dice: tu lo stai tirando per terra, se lo tiri per terra un'altra volta ti mando fuori, e se tu lo fai ti manda fuori, non ha problemi a farlo. Magari nello URC invece sono molto più, sono un po' più, Morbidi e tendono. no, più che morbidi, cioè cercano più di far giocare le mischie per effettivamente dare valenza a quella che è la mischia in sé per sé, capito? Quindi cercano un po' più di focalizzarsi su quello per far effettivamente vedere chi è più forte lì davanti, ecco. Sintetizzo un attimo che sono arrivate due domande molto simili che riguardano il Sei Nazioni. Un pronostico ti chiedono due pronostici. Uno,
su una possibile vittoria dell'Italia con la Scozia. Due, se qual è secondo te la squadra che vincerà il Sei Nazioni e in generale qual è la mischia secondo te più forte del Sei Nazioni? Ok, andiamo per gradi. Allora, intanto con la Scozia ti dico, molte persone pensano sempre che la Scozia sia sempre quella battibile. Da qualche anno a questa parte, nel senso, la Scozia ha battuto l'Inghilterra, cioè nel senso non è una squadra, quest'anno loro puntano a vincere le Sei Nazioni, per dirvi, cioè Townsend ha detto chiaramente vincere le Sei Nazioni perché no, è una squadra che può puntare in alto, secondo me non è una squadra che al momento potrebbe vincere le Sei Nazioni, non era sicuramente la mia favorita. Però il fatto di dire ogni volta targetti, mettiamoci come target la Scozia, non è assolutamente la cosa giusta né da fare, non è neanche la cosa che Kieran, come ha detto nella sua conferenza stampa, e sono totalmente d'accordo come Kieran e Miguel hanno detto nella conferenza stampa, non è assolutamente la partita che targetizziamo per vincere. Siamo una squadra giovane, abbiamo bisogno di esperienza e più giochiamo meglio queste Sei Nazioni durante tutte le partite meglio è per la crescita della squadra, quindi secondo me dobbiamo più focalizzarci su questo, perché come dicevo prima, oltre ad essere una squadra giovane siamo anche una squadra che ha riniziato un percorso con un nuovo allenatore e quindi non è io capisco che i tifosi si aspettano, sì, andiamo contro la Scozia e vogliamo vincere, ma purtroppo o per fortuna non è così, nel senso non è il rugby, non è solo una partita, se vince una partita wow, stiamo rinascendo, non è assolutamente questo il rugby, soprattutto il nostro rugby è un'altra roba, il nostro rugby è al momento è avere una squadra giovane e farla crescere per poter diventare una squadra che batte le altre nazionali, e questo è quello che dobbiamo puntare. Ed è stato molto chiaro, secondo me, anche Kieran Michele su questo. Per quanto riguarda... Questa risposta la scriverei a caratteri cubitali con un cartellone enorme a tutti per... Sì, ma io capisco benissimo le persone che sono frustrate come dai risultati, tutte queste robe, ma... Ragazzi, i primi frustrati siamo noi, perché siamo noi che andiamo in campo, quindi, cioè, nel senso, però siamo noi che andiamo in campo e siamo noi che stiamo crescendo, quindi la responsabilità ce l'abbiamo noi, però le cose stanno così al momento, non c'è altro da aggiungere. E... La mia partita al Sei Nazioni, guarda, sono indeciso tra Irlanda e Francia, in realtà anche l'Inghilterra, però mi sento di dire Irlanda quest'anno, non so perché mi sento di Irlanda quel qualcosa in più, visto anche da novembre, secondo me l'Irlanda quel qualcosa in più. Vai Ale. Allora sì, allora io farei una domanda perché... che è a tema, no? Noi siamo, non ti dico in chiusura, ma nella seconda parte della nostra live, perché... Okay. Noi iniziamo, vogliamo bene i nostri followers. Ah, tra l'altro dico, Marco Riccioni è uno dei nostri primi followers, cioè da tempo ci segue, no, ci scrive, ci mette like, è una cosa bellissima infatti. E questo è un altro messaggio che diamo ai ragazzi e alle ragazze, cioè nonostante siate cresciuti con i meme fatti da me, da Valeria Modeo, da Andrea Pale, potete arrivare a giocare in nazionale, crescete bene uguale, non è un problema. No, soprattutto non solo sui meme, cioè Pietro Ceccarelli ha esordito in Seniores con me, quindi se nonostante allora... questo arrivare in nazionale eccetera, voglio dire, c'è speranza okay. Davvero per tutti, quindi voglio dire i ragazzi adesso stanno all'ergastolo, vabbè, però Pietro Ceccarelli in nazionale uno. No, scherzi a parte, tra poco ognuno c'è... il suo. Ti dicevo, tra poco noi ci avviciniamo alla fine, perché in Italia c'è una cosa che è più importante dell'elezione del Presidente della Repubblica, che è il Festival di Sanremo. Quindi io ti chiedo, domanda musicale, com'è la tua playlist prepartita
prima domanda, e seconda, qual è il brano che hai in quella playlist che ti vergogni di far sentire agli altri e quando la vedi la skippi velocemente? Guarda, io fondamentalmente ascolto o rap o roba un po' più techno, un po' più spinta. Dio, qualcosa che mi. Guarda, te lo apro qua davanti, una roba che mi vergogna. La playlist qua davanti, proprio la playlist prepartita. No, perché ieri in Italia girava la pubblicità durante il Festival di Sanremo di Tony F della Dark Polo Gang che ascoltava La Solitudine. Secondo me è stata una genialata sotto il punto di vista di marketing, tutto è stata una roba Concordo. geniale, geniale. Oddio, ragazzi, sapete che c'ho tutte canzoni abbastanza serie. Canzoni belle, mi dispiace, non Sì, credo. no, belle magari per me sì, per gli altri no, ma sto cercando, ma boh. Vabbè, possiamo anche andare avanti e poi quando lo troviamo. È come quando a Michele Lamaro abbiamo chiesto qual è la cosa più divertente che fate in ritiro e lui ha fatto, boh, non lo so, poi ha fatto, giochiamo a scacchi. E ho detto, beh, immagino che sia magari sicuramente capito, magari dico una canzone che per me è un po' X, per un altro invece la sua vita, capito? Non lo so, non vorrei fare infatti, infatti. Lasciamo perdere. Allora, ti piace la musica piccolo rap? La playlist ti deve casare. Questo Sì, ci può bastare. Ale, un'ultima domanda? esatto. Sì, un'ultima domanda che arriva dal pubblico, ce la fa Nicolò, ed è una domanda a cui prima che rispondi tu voglio dare una risposta io, che è essere bassi in prima linea può essere un problema? La mia risposta è se sei basso e sai giocare a rugby, no. Se sei come me, che sei basso e non ci sai giocare, è un problema. Quindi... Dipende dove giochi. Se sei un sinistro, sicuramente è il tuo punto forte essere un po' più basso, perché un destro che c'ha davanti. Io quando ho davanti i sinistri un po' più bassi, faccio sempre quella difficoltà un po' in più. Poi chiaramente dipende cosa sa fare il sinistro. Però essere magari un po' più bassi come sinistri non fa mai male. E quindi cosa mi sento di dire, Nicolò? Sì, ma vai tranquillo. Poi sappiamo benissimo che il rugby è uno sport per tutti. Magari se magari con le mani non ci sai fare, ti mettiamo dietro al bancone a spilare birre, non è un problema. Lo stesso, ci divertiamo uguale. Diventi come noi che ne parli, Sorvolando, sorvolando, Ale, non si è sentito No, bene? adesso diventi come me, Valerio, ne parli, se non è un problema. Sorvolando i commenti sul tuo cane, che sono arrivati un paio di commenti, Pellegrini voleva sapere se ti deve fare Lise, che il tuo cane è più grosso di te, se lo devi mettere Immagino. Io continuo a dire che a nello Pellegrini stato. dovrebbero levargli i social, dovrebbero levarli in generale, però vabbè. Chiuderei con questa. Ti mancano i spritz alla roggia? Ragazzi, gli spritz mi mancano, gli spritz mi mancano, sì. Perché guarda, ti dico, una delle prime sere che sono uscito qui, io non sapendo loro cosa bevono, che poi ho scoperto che è gin tonic, bevono perché quello c'hanno, quindi, a parte gli scherzi, ho chiesto uno spritz. Mi è arrivata una roba che non era assolutamente uno spritz, ve lo posso garantire, non era uno spritz. Allora, mi sono tipo detto, vabbè, andiamo su un cocktail perché magari se lo spritzo un po' più, non è magari un cocktail, fammi un americano. E mi hanno chiesto, ma il caffè? Io ho detto no. L'americano, gli ho spiegato, mi hanno riportato un'altra roba che non si poteva bere. Quindi sì, mi manca lo spritz da morire, ragazzi. Infatti, quando scendo a Treviso è tappa fissa. Allora, siamo in chiusura. Marco, grazie, grazie, grazie. È stata una Grazie puntata a voi. molto divertente. Grazie Ale per le domande. Noi ci vediamo mercoledì prossimo. Come sempre, non vi sveliamo chi sarà il protagonista della prossima puntata. Buon proseguimento a tutti, grazie e a Grazie a presto. tutti. Ciao. Ciao. Ciao.